Parola a Mila Riccassi, eh, Mila è una psicologa psicoterapeuta e eh, collabora con l'associazione Sindrome di Williams da, da molto su queste tematiche e eh, se non ho da aggiungere altro. <ride> Prego. Grazie. Eh, buongiorno a tutti, eh, io appunto sono una psicologa psicoterapeuta, dal 2008 più o meno collaboro con l'associazione Famiglie Sindrome di Williams di Milano. Eh, fui chiamata ai tempi proprio con la richiesta di affrontare la tematica dell'affettività e sessualità dei ragazzi affetti da sindrome di Williams. Nel tempo sono stati portati avanti più progetti e più percorsi dedicati ai ragazzi, agli educatori e alle famiglie. Da qualche anno eh, mi è stato proposto il coordinamento dei percorsi che riguardano lo sviluppo delle autonomie dei ragazzi con sindrome di Williams. Quindi le cose che io vi racconterò oggi sono cose che noi, che noi parlo al plurale perché io collaboro con un'ottima eh, un equip di educatori che lavora direttamente con i ragazzi, sono delle cose che noi negli anni abbiamo potuto verificare sia all'interno degli incontri che io stesso ho tenuto con i ragazzi e con le famiglie e sia all'interno di questi incontri dedicati allo sviluppo, noi li chiamiamo i percorsi autonomia e sono degli incontri che avvengono un sabato pomeriggio a settimane alterne eh, in cui i ragazzi si trovano e con l'equipe degli educatori svolgono tutta una serie di attività sul territorio con l'obiettivo di implementare e di mantenere tutta una serie di autonomie. Eh, parto dal presupposto che le cose che vi racconto oggi sono delle estrapolazioni, sono delle generalizzazioni, eh, non hanno assolutamente eh, l'ambizione di eh, racchiudere una verità. <ride> Eh, provata, eh, sono, io sono sempre eh, molto colpita dalla singolarità e dall'individualità di ciascuna persona, ciascuna persona, come diceva prima la dottoressa Gagliardi, è proprio un, un, un essere unico e irripetibile. E anche il modo in cui ciascuno di noi vive le proprie emozioni, la propria vita, il contatto col proprio corpo, e quindi tutto il mondo dell'affettività e sessualità, è un modo assolutamente individuale. Quindi, io oggi vi racconterò delle cose che. Eh, sono necessariamente delle generalizzazioni per cercare di rendere un po' il quadro di quello che noi abbiamo capito finora, consapevoli del fatto che ci c'è ancora, tan ancora tantissima strada rispetto a, a, a quello che dovremmo capire e agli strumenti che dovremmo inventarci per poter aiutare le persone con sindrome di Williams a, a vivere pienamente una vita affettiva e sessuale. Parto dai bisogni degli adolescenti, cioè negli anni abbiamo fatto dei gruppi che riguardano una fascia d'età un pochino più alta che va dai 20 ai 36 anni e degli incontri che hanno riguardato una fascia d'età di ragazzini più piccoli eh, dagli 11 ai 16-17 anni. Eh, la I bisogni dei ragazzini più piccoli, eh, come dire noi, li abbiamo un po' messi sotto un titolo che è quello di mettersi a fuoco. Eh, sono ragazzi che spesso eh, stanno affrontando il cambiamento, un cambiamento fisico molto importante dettato dalla pubertà. Di questo cambiamento fisico spesso hanno nozioni molto limitate, molto confuse, a volte deficitarie su alcuni aspetti. Per esempio eh, parlando con loro di, del funzionamento dei vari organi, sono molto, qualcuno è molto preparato. Eh, rispetto a sapere a cosa serve il fegato, cosa serve lo stomaco, cosa serve la milza, che nemmeno io so, e che cosa servono i polmoni. Ehm, se noi nello specifico chiediamo, per esempio, come è fatto l'apparato riproduttivo femminile, eh, ci sono delle... delle o, o non lo sanno proprio. Eh, oppure ci sono delle informazioni incomplete o, o sbagliate. È vero che ormai negli ultimi anni già dalle medie molti consultori familiari offrono corsi di educazione all'affettività e sessualità nelle scuole. È vero anche che eh, alcune volte i nostri ragazzi non vengono tenuti in classe nel momento in cui questi incontri ci sono, altre volte quando assistono... Diciamo che i termini utilizzati, gli strumenti utilizzati dagli operatori, eh, il tempo dedicato ad ogni incontro e i termini con cui vengono spiegate determinate cose non rispondono assolutamente ai bisogni di comprensione dei ragazzi. Quindi se anche hanno già fatto dei corsi, devo dire che le informazioni che vengono tratte, comprese e trattenute in memoria sono veramente molto poche. Eh, questo è un elemento molto importante perché nel momento in cui io ho l'esperienza che il mio corpo è fuori controllo perché sta subendo tutta una serie di cambiamenti molto veloci, molto importanti, il non avere informazioni muove necessariamente vissuti d'ansia. Quindi il primo bisogno che loro hanno, che mi riportano, eh, è quello di avere delle informazioni molto chiare su che cos'è il cambiamento che mi sta accadendo in questo momento. Quindi che cos'è lo sviluppo? che cosa ti succederà da qui nel giro di qualche anno, eh, come mai ti succedono determinate cose che per esempio prima non ti succedevano. Eh, legato al tema dello sviluppo corporeo c'è il tema della masturbazione, perché chiaramente eh, il corpo cambia e va in una direzione per cui lo sviluppo maggiore di determinati organi comporta il fatto che si sviluppano anche determinate necessità. Eh, anche il tema della masturbazione viene spesso vissuto in modo un po' ansioso sia da parte dei ragazzi sia da parte delle famiglie. Eh, per esempio, un, un ragazzino che ha frequentato un nostro corso eh, era stata chiamata dalla mamma: nel senso che, ogni volta che lui andava in bagno eh, o che si svegliava con un'erezione mattutina, era molto, molto agitato, molto, molto spaventato. Quindi, eh, c'è la necessità di passare loro delle informazioni molto chiare rispetto ai cambiamenti corporei e anche a che cosa comportano questi cambiamenti corporei, a come gestire la masturbazione. Eh, questo, per quanto riguarda la parte più prettamente fisica e sessuale, eh, mettersi a fuoco io lo intendo anche nel cercare di capire chi sono io, da dove arrivo, qual è la mia storia, qual è stato il mio sviluppo, chi sono io all'interno delle mie relazioni significative. Per esempio, chi sono io dentro casa mia, che ruolo ho? Eh, sono uno grande o sono uno piccolo? Loro spesso hanno esperienza di fratelli minori che. Eh, nel giro di qualche anno raggiungono livelli di autonomia che loro ancora non hanno raggiunto, cioè come un po' un'inversione dell'ordine di nascita, no? Per cui mio fratello che ha due anni di meno, di meno tre anni di meno, però pensa già al motorino e già alla fidanzata, io invece ancora no. Eh, chi sono io all'interno del gruppo classe? No, eh, sono cercato, non sono ricercato, sono sempre io che cerco gli altri, sono io che accetto di essere inserito in relazioni magari non troppo corrette nei miei confronti pur di avere degli scambi con i miei compagni. Eh, informazioni più chiare rispetto a quelle che sono le caratteristiche dei rapporti sociali con le altre persone, Dov quali sono gli scambi che ci si possono aspettare all'interno di un rapporto di amicizia e quali sono gli scambi più... Strettamente legati a un rapporto sentimentale, per esempio, il bacio sulla guancia a chi lo posso dare? Il bacio sulla bocca a chi lo posso dare? Eh, una volta un ragazzino mi ha detto: Io ce l'ho la fidanzata, è quella di seconda B, e gli altri suoi compagni gli hanno detto: Ma tu sei sicuro perché guarda che lei non lo sa? Sì, sì, lei non lo sa, però lei è la mia fidanzata. Quindi anche riuscire a comprendere che eh, all'interno per esempio di una relazione sentimentale ci deve essere un accordo bilaterale no? su che cosa intendiamo rispetto alla nostra relazione. Eh, mettersi, fuoco, a, a mettersi a fuoco anche rispetto alle proprie emozioni. Molto spesso c'è molta confusione rispetto alle emozioni che alcune situazioni mi creano. E avere confusione nel pensare le proprie emozioni crea confusione nel manifestarle. E questo può diventare un problema nella relazione con gli altri, un problema comportamentale nella relazione con gli altri. Ehm, comprendere meglio che cosa mi aspetto da me e che cosa mi aspetto dagli altri, che cosa si aspettano gli altri da me per l'età che io ho, perché molto spesso è differente da quello che si aspettano da altre persone della mia età. Ehm, queste sono più o meno le tematiche che noi sentiamo molto pressanti per i ragazzini di età più giovani. I bisogni che sono stati portati dagli adulti, eh, ah scusate, per quanto riguarda i bisogni di tutela per la fascia dei ragazzini più piccoli, devo dire che essendo ancora molto coinvolti nelle famiglie, gran parte del ruolo di tutela viene svolto dalle famiglie, nel senso che i ragazzini hanno tempi strutturati, impegni molto, vengono accompagnati dai genitori alle varie attività, hanno degli impegni talmente tanto strutturati che è, sono più protetti da tutta una serie di. Situazioni a rischio. Per quanto riguarda i bisogni degli adulti, ecco, devo dire che gli adulti sono molto bravi nel verbalizzare le cose di cui avrebbero bisogno e nell'esprimere delle richieste molto chiare di aiuto. Eh, la prima cosa che loro ci riportano è avere qualcuno a cui poter fare delle, do delle domande perché effettivamente in famiglia da un certo tempo è anche abbastanza fisiologico si fa molta fatica a parlare di sessualità. No? Eh, normalmente i figli adulti se hanno delle perplessità rispetto alla propria sessualità ne parlano coi, con i coetanei, ne parlano fuori casa, eh, vanno a cercarsi tutta una serie di informazioni da su eh, come dire. Mh, Canali ufficiali e canali più di sottobosco, come per esempio la pornografia, e in questo modo riescono a saturare tutta una serie di informazioni, di dubbi, di perplessità che hanno, o di curiosità che hanno. I nostri ragazzi, no, sono molto meno capaci di reperire informazioni e se non gli vengono proposte specificatamente con modalità eh, adeguate alle loro capacità, vengono tagliate fuori proprio dal, solamente dalle informazioni, già dalle informazioni. Quindi hanno bisogno di avere informazioni molto chiare sulla sessualità, su come avvengono i rapporti sessuali, sulla prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale e delle gravidanze. Eh, se loro non hanno informazioni chiare vanno in confusione e andando in confusione sono più a rischio rispetto ad altre persone. Eh, Anni fa, quando lavoravo ancora al consultorio ANFAS, eh, avevamo l'ambulatorio ginecologico e spesso arrivavano delle ragazzine, delle ragazze, delle giovani donne, mh, magari con dei buoni gradi di autonomia, quindi eh, che utilizzavano per esempio i mezzi pubblici in autonomia e quindi erano esposte a tutta una serie di situazioni in cui potevano potenzialmente essere avvicinate da persone più o meno mh, intenzionati più o meno bene, ehm, avevano dei, delle, dei rapporti, degli scambi con queste persone e non riuscivano a spiegare alla ginecologa che cosa gli era successo, nel senso che ehm, noi facciamo ai tempi con la ginecologa, facevamo spesso queste domande molto concrete alle ragazze. Eh, la domanda era l'apparato riproduttivo femminile quanti buchi ha e loro non lo sanno mm? e quindi quando una ragazza ha un rapporto sessuale di qualche natura con una persona non lo sa raccontare e que questo le espone a maggiori rischi perché mi è successo qualcosa che io non so se è una cosa che mi doveva succedere, se volevo che succedesse e non so la gravità di, di quello che mi è capitato. Quindi è necessario trovare un tempo e un modo affinché loro possano avere queste informazioni perché è tutelante nelle, nel, nei loro riguardi. Eh, richiedono, eh, hanno bisogno di sviluppare una maggiore consapevolezza sulle aspettative che loro hanno sulla coppia. Quello che noi abbiamo notato negli anni è che c'è un grandissimo investimento sull'amore romantico, loro sono molto più centrate, a rispetto di quanto tante persone possano pensare, tanti operatori e anche tanti familiari possano pensare, la componente sessuale viene in coda a tutta un, un, una grandissima aspettativa più a livello relazionale. Eh, questo ha a che fare sicuramente con questa propensione di cui parlava la dottoressa Gagliardi prima: no? questa propensione che le persone affette da sindrome di Williams hanno di andare verso l'altro, di aprire una relazione con l'altro, ha anche a che fare a nostro modo di vedere. Con la necessità di riparare in un certo senso una ferita narcisistica, se qualcuno mi ama ed è disposto a prendersi cura di me, ad essermi vicino, ad ascoltarmi, vuol dire che anche io valgo qualcosa, anche io sono bella, anche io sono buona, eccetera, sono interessante. Eh, quindi, un lavoro che noi cerchiamo di fare con loro è quello di mettere davvero a fuoco un po' queste aspettative, perché spesso sono. No, non sono adeguate, sono molto molto alte, sono, non, sono starate rispetto al compagno, per esempio, che noi sappiamo che hanno, perché che i ragazzi hanno, perché all'interno di questi gruppi nascono coppie che scoppiano, si mischiano e dopo c'è molto movimento. Insomma. Ehm, hanno bisogno di comprendere come coniugare la necessità di soddisfare i loro bisogni affettivi e sessuali. Eh, con, la con le regole della convivenza sociale. Eh, tanto del lavoro degli educatori durante gli stage estivi e durante i sabati dei percorsi è proprio quello di affiancare i ragazzi nel comprendere quali comportamenti tipici della coppia al cercarsi, il prendersi per mano, scambiarsi baci, cercare di appartarsi sono adeguati al contesto in cui loro sono in quel momento. Io su questo mi permetto di aprire una parentesi, eh, è vero che tante volte noi dobbiamo un po' mh, proprio perché per la natura del percorso che noi facciamo, noi siamo, svolgiamo delle attività Dobbiamo cercare un po' di incanalare no? i bisogni dei ragazzi e dilazionarli nel tempo in modo da fargli capire che nel contesto di gruppo alcuni comportamenti non si possono avere. È anche vero che qui si apre tutto un altro discorso per quanto riguarda il ruolo delle famiglie, bisognerebbe trovare degli altri contesti e degli altri momenti in cui invece quei comportamenti possano essere agiti. Perché se nel centro diurno no perché si fanno le attività, se i sabati dei percorsi no perché si fanno le attività, se durante lo stage estivo no perché ci sono i compagni che... Possono essere turbati o infastiditi, quando sì, questa è la domanda un po' che ci viene fatta molto frequentemente. Loro chiedono di essere sostenuti dalle loro famiglie nel poter portare avanti una relazione affettiva, nel trovare un fidanzato una fidanzata. Spesso i genitori mi chiedono: mi dicono: mio figlio mi chiede di trovargli una fidanzata, ma io come faccio? Ehm, e soprattutto per le persone più grandi, e soprattutto. Per le persone che godono di tanta autonomia, che hanno buone capacità di movimento e che quindi utilizzano per esempio i mezzi pubblici in autonomia o hanno dei tempi liberi durante le, la giornata. Eh, è necessario mh, moltissimo lavorare con, lui su, con loro scusate, rispetto proprio al comprendere le intenzioni degli altri perché sono persone che essendo autonome e spostandosi vengono avvicinate da, da persone che possono essere appunto malintenzionate. Devo dire che una cosa che io ho notato negli anni è che i nostri ragazzi noi cerchiamo di lavorare molto su questo discorso della teoria della mente dell'altro, no? sul cercare di comprendere le intenzioni che ci stanno dietro al contenuto verrà di un'interazione. Devo dire che le famiglie hanno svolto secondo me un ottimo compito negli anni, nel senso che i ragazzi sono molto preparati, le ragazze in modo particolare, anche se noi abbiamo avuto esperienze anche di ragazzi. Eh, nel tenere un pochino più lontane, tenere una distanza di sicurezza dagli estranei, devo dire che negli ultimi anni gli episodi di abusi che noi abbiamo avuto non sono stati ad opera di estranei, sono stati ad opera di persone ai limiti dei, dei confini familiari, per esempio il vicino di casa di tre case più in là, per esempio l'autista del pulmino che io vedo ogni giorno, eh, per esempio il vicino di casa della nonna, io vado a giocare in cortile della nonna tutti i pomeriggi. Quindi, su queste persone che sono quasi familiari perché la mia famiglia le conosce perché io le conosco, le saluto tutte. Ah, il custode del portone, più là. Ne abbiamo avute abbastanza di questi, di questi episodi. Ecco, loro lì fanno un pochino più fatica perché sono persone che loro giudicano persone conosciute, fanno molta più fatica a proteggersi dalle persone conosciute. Le richieste che ci vengono fatte dalle famiglie, eh, sempre più nel tempo c'è una grande collaborazione da parte delle famiglie nel portare avanti anche quest'area del diventare grandi dei loro figli, del processo di crescita dei loro figli. Ci chiedono sostanzialmente di essere sostenuti su due fronti, non combinare guai, cioè non avere atteggiamenti che possono far soffrire i loro figli. E eh, essere aiutati a gestire l'ansia di questo bisogno emergente. Eh, C'è sempre un po', come dire, questo discorso che tanti genitori mi fanno: no? eh, del tipo, hanno, de, hanno un, corpo da, un corpo da donna adulta, un corpo da uomo adulto, ma mi sembra ancora il mio bambino, mi sembra ancora così piccolo, così fragile, così indifeso. Eh, eh, ci chiedono. A volte ancora di evitare problemi, non vogliamo saperne di, di, di rapporti sessuali. Abbiamo molta paura di poter incorrere in gravidanze indesiderate e quindi è meglio non far vivere neanche la sessualità perché diventa un problema. Devo dire che. Eh, Secondo me, io ho cominciato a fare questo lavoro nel 98, dal 98 ad oggi c'è stato veramente un cambiamento di prospettiva no? eh, in termini migliorativi eh, rispetto a, ai vissuti delle famiglie e degli operatori su questo tema. Eh, io vedo una grande apertura ancora rispetto a tutto il versante della relazione, del versante affettivo della relazione di coppia. Ancora molte difese sul versante sessuale, cioè famiglie molto, co molto collaborative nel creare, nel permettere tante occasioni in cui una coppia possa eh, frequentarsi: si va in pizzeria, si va a mangiare il gelato insieme, si organizzano weekend insieme. Pochissime famiglie che lasciano i ragazzi da soli un'ora in camera, Qu quasi nessuna. Eh, tanta paura, ancora molta paura. Tanti genitori mi chiedono di... di hanno paura e vogliono, vogliono evitare delusioni amorose ai figli, amorose ai figli, e quindi il discorso è ma tanto finirà male e quindi io ho molta paura che possa soffrire. Eh, eh, abbiamo sofferto tutti per amore nella vita, chiunque abbia avuto più di un compagno nella vita o ha fatto soffrire o ha sofferto, quindi questo fa parte del normalissimo ciclo della vita. Eh, il ruolo dei genitori e delle famiglie è un ruolo molto importante, innanzitutto perché la famiglia è l'agenzia educativa primaria mh, e l'educazione all'affettività e alla sessualità parte dal legame d'attaccamento, da quel legame che si struttura tra una madre e un figlio e eh, che permette al bambino di, di conoscere il proprio corpo eh, come un luogo mh, di appartenenza, un luogo di piacere, un ruolo di scambio con l'altro. Eh, questo è un percorso lungo che va avanti tutta la vita. Il, le famiglie possono funzionare da facilitatori, genitori, eh, cercando di non impedire l'evolversi, il crearsi di relazioni di coppia e cercando di non scivolare in errori di, di iperinterventismo. Gli errori più frequenti, gli errori, insomma gli atteggiamenti complicati da gestire, più frequenti che noi incontriamo eh, riguardano innanzitutto comunicazioni incoerenti, cioè eh, informazioni distorte, informazioni omesse, eh, incoerenti nel tempo e tra contesti, quindi oggi ti ho detto una cosa, domani te ne dico un'altra, oppure l'educatore ti dice una cosa, eh, la casa, la mamma te ne dice un'altra. Eh, la tendenza a patologizzare, a vivere come patologico qualunque atteggiamento che riguardi l'affettività e la sessualità di una persona con disabilità. Il eh, ragazzino di 16 anni che si chiude in bagno e si masturba, la mamma mi chiama preoccupatissima dottoressa, dottoressa come faccio? Oddio, 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 a 16 anni <ride> si masturba, è nella media nazionale, no? siamo assolutamente in situazioni di grandissima normalità. C'è altre cose su cui spesso genitori, ma spessissimi educatori, scivolano, sono la proiezione di propri sentimenti, la proiezione di propri schemi rispetto a una relazione di coppia. Eh, temo che eh, se, se la relazione dovesse finire mio figlio soffrirà così tanto da non riprendersi più, è una proiezione di un proprio vissuto. Secondo me, visto che, loro, che questa coppia si vede solamente i sabati dei percorsi e tra un sabato e l'altro non si telefonano e non hanno scambi sessuali, non è una coppia, è la loro coppia, è il loro modo di essere una coppia. Molte volte il fatto che una coppia di persone con disabilità di 25-30 anni non hanno rapporti sessuali completi e magari non convivono e, e hanno pochi momenti in cui poter stare insieme agli occhi de, di genitori ed educatori vuol dire che non è una coppia, cioè siamo un po' portati a eh, classificare i comportamenti secondo quello che noi riteniamo che dovrebbe essere un rapporto di coppia. I percorsi che noi pensiamo possano essere quelli più utili, sto andando troppo lunga, no. Sono percorsi necessariamente su tre livelli. Eh, il livello dei ragazzi, perché loro hanno bisogno di spazi e di tempi per poter fare tante domande, comprendere eh, non solamente i momenti strutturati, ma proprio nel loro quotidiano. Eh, un livello che, che coinvolge le famiglie, perché le famiglie hanno davvero un ruolo importantissimo nell'accompagnare, nel creare le circostanze affinché i ragazzi si possano frequentare. Eh, I ragazzi di vent'anni escono e hanno le loro amicizie, i genitori non lo sanno, cambiano fidanzati, i genitori non lo sanno. I nostri ragazzi, eh, se vogliono organizzare qualcosa per poter vedere il proprio fidanzato, l'organizzazione deve passare attraverso le famiglie d'origine. Um, il livello degli, edu degli educatori. Eh, gli educatori sono figure di riferimento importantissime, soprattutto alla, mh, per quanto riguarda la fascia più adulta, no? Mh, educatori dei centri diurni, educatori per esempio degli stage estivi, perché loro sono le persone che più frequentemente sono presenti nel momento in cui avvengono determinati scambi o subentrano determinate domande, dubbi, perplessità. Li accompagnano nel loro quotidiano. Gli educatori devono essere formati, devono avere. Uh, informazioni tecniche strumenti educativi specifici per affrontare questa tematica sempre uh, con un'ottica di grande collaborazione con le famiglie non ci devono essere fronti separati ma si deve lavorare tutti verso un unico obiettivo che è quello di uh, aiutare i ragazzi a esprimere totalmente la pro i propri bisogni affettivi e sessuali um, quindi a mio modo di vedere non ci possono essere percorsi di educazione sessuale che non coinvolgano questi tre livelli. Eh, io una volta partivo dall'ambizione di pensare che eh, una volta che avevo fatto un corso di educazione sull'affettività e sessualità con un gruppo di ragazzi, poi quei ragazzi lì erano a posto. In realtà era proprio un'ambizione mia, sciocca, nel senso che ho potuto vedere che nel frattempo i ragazzi crescono, eh, gli argomenti nelle loro vite, le tematiche pressanti in quei momenti della loro fase di vita cambiano nel tempo e loro hanno costantemente bisogno di potersi rivolgere a me, all'educatrice, alla mamma, al papà per poter chiedere determinate cose. Quindi questi incontri si ripeteranno tantissime volte negli anni, loro devono poter... Uh, individuare persone e momenti a cui poter portare quella parte della loro vita. Um, accompagnare l'affettività all e alla sessualità è un percorso molto lungo che parte dalla primissima infanzia e dal riconoscimento dei propri diritti e del proprio, della propria persona a 360 gradi. Eh, io mi auguro che oltre a tutti questi bellissimi progetti rispetto anche all'autonomia residenziale che stanno emergendo prossimi, negli ultimi anni, si possa poi pensare un giorno anche a, a convivenze, a progetti in cui le persone usciranno di casa per poter vivere la loro coppia in un modo più completo. Grazie.